Quanto siete amici di Cardi da 0 a 10? Beh, io lo stimo molto, no, amico no. Non mi frega che lo stimi. Sei amico di Cardi? No, non lo conosco. Simone, sei amica di Cardi? No. Beppe, sei amico di Cardi? Icardi. Icardi, quello che gioca nell'Inter argentino, attaccante? No, non sono amico. Allora siete sfortunati. Longari, perché sono sfortunati i nostri ospiti? Non sono amici di Cardi! In realtà, più che essere amici di Icardi, era sufficiente far parte della squadra dell'Inter, perché Icardi ha vinto il titolo di capocannoniere della passata stagione di Serie A e ha deciso di festeggiare così, regalando un orologio di valore. Mi sembra che anche la marca sia abbastanza eloquente, sembrano dei Rolex, tanto non hanno bisogno della nostra pubblicità. Sicuramente non lo dimenticherò mai. Capocannoniere 2017-2018, ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile. Toglie ogni dubbio anche con l'hashtag dedicato, per cui... in effetti era quell'orologio lì e tutti i compagni di squadra hanno beneficiato di questo regalo da parte del capitano. No, questo è Riccardo. È amico di Cardi. No, è un Rolex. È Kitty Lucia che si impara. No, facciamo una roba. Andiamo subito a sentire Spalletti prima di Tottenham Inter, gara decisiva a 90 minuti. Che era? 90 minuti. Non è un Rolex, notaio, forse è rimasto agli anni 30. Questo Rolex col cucù. Ha messo un cucù, ha posto il gufo, messo una civetta. Adesso ha posto il Rolex, ha messo il cucù. Diciamo che l'ho detto dall'inizio. Gli animali da muro non sei la energia perfetta, ma come tutte le famiglie abbiamo una pecca. Fabio Cavanna, che è il nostro notaio, che è il nostro fonico per tutti, lo zio. Vabbè, vogliamo sentire Spalletti prima di Tottenham Inter. La risposta, Ambra? Sì, decisamente. Hai indovinato, questo qua. E là là, che paillette, vediamo. Una partita di questo livello qui, una partita di quelle che noi dobbiamo ambire ad andare a giocare e non c'è pressione che tenga, perché poi quando mi si dice che si va a giocare a Wembley, che è uno dei monumenti del calcio europeo, l'emozione, la pressione, la difficoltà proprio a livello di testa. Noi prima di tutto veniamo da San Siro e siamo già abituati a questo tipo di stadio, questo tipo di calore intorno alla partita che ci sarà, sia a favore o sia contrario, non fa differenza. Anche perché se no vorrebbe dire che non si ha la qualità per giocare in una delle squadre più forti della storia europea come l'Inter. Cioè è il termometro per vedere se si ha il livello da Inter questa partita qui. Ha ragione, Simona. Ha ragione, siamo, non dico ad un bivio, però siamo un test fondamentale. Sì. No? Adesso ci vuole il salto di qualità, ovviamente, per fare. Però va bene, d'accordo, l'ha caricata troppo. Io non sono d'accordo, per carità. San Siro è uno stadio incredibile, fantastico, però Wembley è comunque considerato il tempio del calcio, quindi magari un minimo di apprensione ai giocatori, soprattutto magari quelli più giovani, potrebbe anche starci. Fammi una lezione inglese sul Tottenham, poi andiamo sull'asse di mercato Milan-Chelsea, che vi daremo tutte le novità. Il Tottenham ha dato una lezione di calcio al tuo amico Sarri. Mio amico? È di Pedulla, domani lo diremo, è l'amico di Pedulla. Esatto. Io non voglio né prendermi meriti né amicizie che non mi appartengono. No, però vabbè, è stata una vittoria molto, molto importante. Pochettino è caricatissimo e lui dice: adesso, dopo aver sistemato il Chelsea, ci occuperemo anche dell'Inter. Loro chiaramente ci credono, anche perché è l'ultima spiaggia per loro. Sono la Roma d'Inghilterra. Il Tottenham è la Roma d'Inghilterra, è la squadra incompiuta che tutti gli anni deve fare, non fa mai niente. Quest'anno non sta, sì, poca roba. Rispetto alle aspettative, ha vinto una partita, non sta facendo una buona stagione. No, quest'anno, allora, no, infatti, sì. No, ma quest'anno la scommessa in Inghilterra è l'unica scommessa certa che fanno i bookmaker. Chissà chi vince il campionato, chissà chi retrocede, però tutti puntano sul terzo o quarto posto del Tottenham. Quello e regolarmente sì. Vincono i soldi. Va bene, d'accordo. Infatti questa stagione sicuramente non è stata all'altezza di quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso è stata una stagione molto più esaltante. Quest'anno non è partito bene, poi ci sono anche le voci di mercato che non aiutano, riferite per esempio al Real. E secondo me lui
sì. Manca del salto Pochettino. Sì, anche a me, anch'io sono d'accordo con te, sì. Facciamo manca un confronto mentre vediamo tutte le grafiche e tra poco vi parleremo di mercato, un confronto tra Icardi e Kin. Secondo voi Icardi in questo momento potrebbe essere... Kin è fantastico, Kin è, uno, è il secondo marcatore d'Europa nell'anno solare, ha dato 58 gol, una roba mostruosa, non gode per colpa del Tottenham, della luce di cui godrebbe, che il nazionale invece sta recuperando, ma è un giocatore straordinario. Ma il confronto lo possiamo fare oppure sì, devo cioè, prendere il servizio certo lo gestiniamo? No, possiamo. Certo, come no? Perché la nostra redazione ha preparato un servizio, un confronto tra bomber, in vista di Tottenham Inter. Vediamo. Andiamo ai voti, non esiste il pareggio perché siete in tre. Serafini. Non ho capito, scusami. Eravamo distratti da Mourinho. Se vuoi mando la pubblicità. Scusami, no. Devi votare uno dei due, siete in tre quindi non avremo allora pari. Guarda, te lo dico molto brevemente, Icardi è come Inzaghi, quando tu fai un confronto l'altro è sempre tecnicamente più completo e più forte, ma come Icardi che quando tocca la palla mette gol non ce n'è uno nel mondo in questo momento. Ah, quindi mi voti Icardi? Sì. Sì, anch'io voto Icardi. Eppure guarda che secondo me Kin è uno dei più forti attaccanti del mondo. Ah, mi voti Icardi? Negli ultimi due anni. Sì. Ma Icardi è come Inzaghi, come l'ha fatta Turchina, qualunque cosa tocchi da una rana diventa un principe. È impressionante Icardi, veramente impressionante. Anch'io sono d'accordo con lui. 2-0 Icardi. Sì, Kane è per carità, però ha una capacità realizzativa che Beppe non conta, quindi allineati. Tu sai come la penso su Icardi, perciò come pensi? È nettamente per me è fruttissimo, perciò io voto Icardi. 3-0 Icardi. Come Icardi non ce ne sono. Partita chiusa. Sulla Premier abbiamo una domanda. Ci dispiace perché qui siamo finiti. Sì, per la nostra Simona. Vai. Beh, esperta di calcio britannico. Pensi che quale campione del nostro campionato potrebbe essere più appetibile per appunto le società di Premier League? Beh, l'abbiamo citato adesso, Icardi. Temo Icardi, sinceramente. Però ma anche Barella so che è molto appetito come giocatore, cioè piace molto. Però beh, Icardi è il classico giocatore che lo metti, è già pronto e può fare la differenza. Barella e Tonali, Barella è quasi uno scioglilingua della nostra Valentina Ballarini. Beppe, per te faccio una domanda su uno dei tuoi ragazzi, mi sa. No, ti dico che sono veramente due centrocampisti, tanta roba, perché hanno personalità, carattere, perciò sono due ragazzi che non hanno l'età che hanno, sembrano molto più grandi. Perciò Barella pronto per l'Inter, dai. No, sono pronti tutti e due. Devo essere sincero, sono due ragazzi veramente, veramente validi che le grandi società non se la devono far scappare. Non so se tuo, però a me piace particolarmente e lo stiamo seguendo in Serie B, in speciale Serie B con Valentina Ballarini, Alfredo Pedullani, i nostri programmi. È il 97 difensore del Brescia, Andrea Cistana. Sì. È tuo? Sta facendo bene? No, è un giocatore che... Un giocatore di prospettiva interessante. Un giocatore di prospettiva e poi, ripeto, Cellino sa anche vendere molto bene, perciò speriamo che ci sia amore anche per Cistana. Ma ci può essere... È un giocatore che è seguito, sì. No, ma io tu sai che bene o male sui giovani ne abbiamo diversi e tutti bravi un altro, che spero che possa andare, farsi vedere, notare che anche... Prima parlavo con Ferrini... Con Luca. Con Luca, scusa. Con Sottile della Fiorentina. Io sono convinto, Riccardo, sia pazienza, tranquillo e sereno. Sottile 99, l'anno scorso fenomenale. No, è un giocatore che è pronto anche lui, pronto per giocare. Ci perciò... sta il 97 del Brescia, noi abbiamo parlato, devi darci atto, a Japong 98, sì, due anni fa. Abbiamo sempre parlato... Prendiamoci un po' di merito, è vero, ti dico, no, di giorni interessanti, perché c'è anche un altro che anche se fa la C, però non è più una C, perché il Monza ha delle richieste in categoria superiore che è Negro, che è uno stop anche lui di 1,90 m, però oggi il Monza non è una squadra di C, il Monza oggi è una squadra che ha prospettive importanti e prima di andare via... Squadra di C. Vabbè, però sai, però ci sono delle prospettive, allora sai, ci Anzi, sono... per ultime, nelle ultime giornate... Abbiamo giovani interessanti. Pure guardarsi un attimo le spalle, adesso va bene tutto, che vogliamo... No, poi però, ti dico... con una squadra di C, ma sono contento perché hai fatto, perché... Col grande adesso... errore di esonerare Zaffaroni, quando nello spogliatoio è tutta la squadra costruita per Zaffa.
Ho capito, però sai, quando viene una nuova proprietà ha un altro obiettivo, perché loro hanno fatto la squadra, ma non per vincere. Appunto, proprio quello, non puoi esonerare a Zaffaroni che ha tutti i suoi uomini nello spogliatoio. No, però sai, quelle cambi sono l'anno cose, prossimo e vai avanti con, sperando nei playoff. Però loro penso già a gennaio, credo che cambieranno 5-6 elementi, perciò punteranno. No, però ritornando al discorso di Giorni, ti dico, sono contento che adesso anche ho preso un altro giocatore che è Giorni, che è un 96, che è parigini, anche lui secondo me... in una prospettiva importante. Parigi, anche stiamo parlando di un ragazzo che... E poi il 96, Giorni, anche lui... Con... È sulla cresta dell'onda da un paio di anni però, Parigini, dai. Ma speriamo che questa... Sottil 99, Giappongo 98, ci stanno 97, Parigini 96. Pezzella 97. Pezzella 97. Ma voi per Tonali vedete in vantaggio Inter Juve? Come? Per Tonali. Sì. Vedete in vantaggio Inter Juve? Ni. Ah, basta. Ni. Non per forza, in questo caso non per forza. L'ultima domanda è di Ambra, che poi dobbiamo andare anche da Gianluigi Longheri. Ha parlato via social Max Allegri, sentiremo e leggeremo più che altro cosa ha detto l'allenatore della Juventus per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Domande per chi è il fortunato? Dimmi, per no? Giuseppe. Beppe per gli amici. Beppe per gli amici. Vai. Su quale altro giovane ti sentiresti appunto di scommettere tra quelli meno reclamizzati? Edera. Non puoi dire tutti i tuoi, però. Io conosco bene. Che facciamo? Sport Italia Marchetto o Sport Italia Marchetto? Ho capito. Però se mi chiedi... due giorni... Uno non della tua detto scuderia, prima dai. Che non hai due della mia scuderia, io punterei proprio su Barella e no, Tonali. No, dai, è troppo scontato. Un procuratore come te mi deve dare un nome che nessuno conosce, l'hai seguito in primavera o dalla Serie C. Appunto. Così come c'era stato Magnani, che è della Siracusa, poi è esploso, è andato al Sassuolo, un giocatore forte. Dammi un nome... Franchini della Regina. Che anno è? 98. 98 centrocampista. Della... E non è tuo? No. Lo stai prendendo? Lo Se so. Lo prendi nei prossimi sei mesi, ti giuro. Work in progress, lo prenderà, me lo sento. Lo stai prendendo? Lo so. Ma c'è un mercato, basta. Dai. Se lo giuro, se prendi in procura. Franchini. Franchini, 96 della Regina. 98. 98, che fai? No, mi hai chiesto un giovane dalla Serie C che è del Sassuolo, poi. Sì, del Sassuolo. Voglio dire, è un giocatore che può anche lui dire la sua. Perfetto. Domani.